Bella a tutti ragazzi, qui siamo ritornati in un nuovissimo video. Oggi giochiamo per la prima volta io e mia sorella su Roblox a un gioco che non abbiamo mai giocato, che sarebbe UPD Ticon della scuola. Ma prima di incominciare a giocare, qui c'è un ospite speciale qui con me, che sarebbe mia sorella Angelica. Angelica, saluta. Ciao Ok, mia sorella vi ha salutato. Ora incominciamo a giocare in questo gioco. Prima di tutto mi devo unire sul gioco che mia sorella mi sta aspettando. E vabbè, questo è tutto. Ma scusate un attimo, ma se io il suono non le vado, perché dovrei... Scusate ragazzi, ma non fateci caso perché qua... Ragazzi, non so che cosa sta succedendo su Roblox e non lo voglio sapere. Aspettate un attimo, eh. Allora, ragazzi, scusatemi un attimo, lo so che non ho nemmeno incominciato il video. Io devo mettere un attimo il video in pausa perché devo cambiare la visuale del personaggio che non mi ci trovo. Quindi, un attimino solo e poi dopo torniamo a noi qua per fare il video, ok? A tra poco. Ok, ragazzi, io comunque, ragazzi, non sono riuscito a fare niente qua per la visuale, quindi mi tengo così un gioco. Se no qua, perché se no, ragazzi, qua sto a perdere solo tempo qua. Ok. Angelica, ti piace questo gioco? Va bene, va bene. Ma non voglio comprare Robux, non voglio comprare niente. E non accominciamo, mamma. Ok, voi due andate, mi raccomando. Che cosa devo stare a comprare? Aspettate un attimo. Scusate ragazzi, ma io in questo gioco non ci ho mai giocato, quindi non pensate, ah, questo è scarso e non ci sape giocare, ma che non ci ho giocato mai. Quindi, ragazzi, vi sto dicendo la verità. Vero? È vero, Ange, o no? Ok. Quindi devo essere io l'insegnante, Angelica? Ok. Allora, Angelica, sai che faccio? Faccio prima passare a questi alunni e poi passa pure tu. Buongiorno signorina, sì, passate anche voi. Quindi voi siete la nuova alunna di questa scuola? Mi fa piacere, mi fa piacere. Passate anche voi, dai. Però un attimo, perché dovrei andare a fare una cosa. Insegnante di matematica, non lo voglio comprare. Ah, giusto, devo gestire una lezione. Sì, e poi devi mettere o F quello che ho fatto bene, o... No, aspetta, Angelica, dai. Ok, quanti biscotti? 1, 2, 3, 4. E lei ha scritto 3, quindi è falso. Che vuoi? Signorina, non mi sta piacendo il vostro comportamento. Chiamerò a casa ai vostri genitori. Scusate. Quanti gelati? Lui ha scritto 4, quindi 1, 2, 3. E no, è falso, bello mio. Imparate la matematica. Poi, aspetta un attimo. Quanti gelati? Uno, è vero, quindi a più, vai. Tu che sei il primo della classe, bravo, bravo. Continua così. Allora, ragazzi, scusate per la visuale del personaggio di Roblox che sta un po' messa a così, a casaccio, però, ragazzi, se io ci provo qua, guardate. Nemmeno a me mi piace sta visuale, quindi ragazzi accontentatevi. Che cosa avete scritto qua? Quanti biscotti, Angelica? E guarda che cosa hanno scritto, hanno disegnato qua.
E che devo mettere? Falso. Belli miei, non mi state piacendo, quindi impegnatevi perché l'anno scolastico è duro per voi, eh. A te ti manca un alunno? Quante mele? Ho capito che ci stanno due mele, però qua c'è un disegno, quindi qua che dovrei fare, Angelica? Angè, scusa per il mio così così, ma che io in questo gioco non ci ho mai giocato. Allora, quanti biscotti? Lui ovviamente ha scritto uno, ovviamente hai sbagliato, quindi vai a casa oppure oggi pomeriggio lasci stare il cellulare e magari ti studi un po' di matematica, così magari ti impari qualcosa invece di scrivere uno qua. Quanti biscotti? Lui ha scritto uno, ma i biscotti sono tre. Quindi devo mettere falso. Mi dispiace offenderti, però se non ti studi bene le materie, bello mio, qua io l'anno scolastico non te lo faccio passare. Quanti biscotti? Lui ovviamente ha scritto 3. Non devi scrivere 3. Se qua vedi che ci sono due biscotti, devi scrivere 2. Quindi per te ti metto un falso, falso, falso. E non va bene. Ok, quanti biscotti? Allora, ragazzi, io vi devo spiegare. Non a voi, ragazzi, di quelli che vi state guardando i video. Sto spiegando questa bellissima lezione ai miei alunni, se per caso se vogliono imparare qualcosa, ma qua per loro la scuola non gli importa proprio. Ma scusate, ma come fate a scrivere tre biscotti se qua ce ne sono due? E ti devo mettere pure il falso a te, scusami. E invece i miei alunni devono studiare sia che matematica sia che arte, perché allora ti faccio un Sì, esempio. dimmi, dimmi, dimmi. Se c'è scritto disegni un granchio e loro mi. Angelica. L'hai comprata questa qua che costa 50 euro qua. Sì, e loro mi disegnano un granchio, una carota, non va bene. Allora, oggetto preferito, vuoi aggiungere UPD sculti con ai preferiti? Certo, no, questo è un gioco tra i miei preferiti. Vabbè, qua non ci stanno banchi, non ci sta niente, quindi ragazzi, vado a insegnare qua in quest'aula. Ovviamente non posso ancora fare l'insegnante qua ancora perché qua devo fare entrare i nuovi alunni, giusto Angelica? Ok. Allora ragazzi, a nome di mia sorella Angelica vi vorrei ricordare che dovete andare nella barra di ricerca su YouTube a cercare il nome del nostro canale YouTube di Giuseppe The Game. Poi vi dovete andare a iscrivervi al nostro canale. Poi, se non l'avreste fatto, andate ad attivare la campanellina perché è una cosa molto più importante. Poi, ragazzi, andate a mettere dei bellissimi mi piace. E poi, ragazzi, c'è un'opzione nuova che ovviamente già c'era su YouTube, è solo che non l'avevo attivata io. Sarebbero i commenti. Quindi, ragazzi, ora voi potete commentare sotto ai commenti dei miei video. Perché, ragazzi, io ora non oggi, ma non so quanti giorni fa ho attivato i commenti. Quindi, ragazzi, ora se mi volete chiedere qualcosa o andate. Ragazzi, quindi ragazzi, se mi dovete chiedere qualcosa, Giuseppe, per esempio,
fai la seconda parte di questo gioco, o la terza o la quarta, o così così, che sarebbe e via. E poi, ragazzi, io visto che ho un profilo IG, voi mi andate a seguire. Andate ovviamente a cercare il nome del mio profilo IG, che sarebbe Giuseppe trattino basso inverso 2. Voi, una volta che mi avete mandato la richiesta d'amicizia, io ve l'accetterò. E poi, ragazzi, se mi dovete mandare qualche messaggio nei DM o come si dice, me lo potreste anche mandare. Quindi, ragazzi, sta tutto nelle vostre mani, eh? Quindi, se mi dovete chiedere qualcosa, potete anche consultare la mia pagina IG. Comunque, ragazzi, il mio link di IG l'ho lasciato sotto nella descrizione di qualche mio video, ma mo, ora il link o oh no, aspetta, sto sbagliando qualcosa. Sì, mi pare di sì. Allora, ragazzi, comunque, io in pratica ho cambiato anche la descrizione del canale, che in pratica ho scritto, mi pare: "Ciao a tutti, mi chiamo Giuseppe The Game, sono un piccolo creator che vi pubblica, o non so come ho scritto, dei contenuti di videogames, e quindi spero che vi divertete con me." Vabbè, ragazzi, io mo non mi ricordo come io ragazzi mo non mi ricordo come ho scritto nella descrizione del mio canale, però così, ragazzi, dovrebbe essere. Ok, ragazzi, scusate, mi sono allungato un po' a parlare, ma parliamo tra poco, ok? Allora, quante mele? Tu hai scritto 4 e qua ci sono 1, 2, 3, 4 mele. Quindi vai, portati un bel vero a casa, vai. Finalmente almeno tu. Quante mele? 2, però tu ovviamente mi hai disegnato, quindi ti acchiappi un bel 2 e lo porti a far vedere ai tuoi genitori. Ah, comunque, ragazzina, io ti metto anche una nota, e io questa nota la vorrei vedere firmata dai tuoi genitori. Quindi fatti firmare, o come si dice, la nota dai tuoi genitori, ok? Basta che non lo rifai più. Quanti gelati? Ovviamente il gelato è uno, però il problema è che tu mi hai disegnato sopra al gelato, quindi ti becchi un bel 2. Non lo so, però devi stare molto attento, bello mio. Quanti gelati? 2. No, perché ce n'è uno. Quindi vamonos, Angelico, ho capito il gioco. Va bene, Angelica. Allora, ragazzi, io vi stavo dicendo, poi se mi volete scrivere anche sotto nei commenti, fatelo, che io mi sono scaricato l'applicazione sul telefono di YouTube Studio, quindi ragazzi, ho consentito anche alle notifiche. Quindi ragazzi, se poi mi mandate qualche messaggio, io lo posso anche leggere, perché ragazzi, visto che ragazzi ho attivato anche le notifiche, quindi ragazzi, ora potrò finalmente leggere i vostri commenti. Vabbè, ragazzi, prima i commenti c'erano di già su YouTube. È solo io che non li avevo attivati, però ragazzi, ora in questo canale spero che vi divertete con me, pure a sentire su quello che dico o su come gioco. Ah, ragazzi, comunque siamo arrivati a 14 minuti di video e 57 secondi, quindi ragazzi, si procede bene. Ok.
Dimmi, dimmi. Ok, allora ragazzi, scusate ragazzi se non so quanti minuti di video, scusate se ragazzi io in alcuni minuti di questo video ho sbagliato a dire qualcosa, ma perché io ragazzi sto facendo questo video veloce perché ragazzi io questi video me li vorrei anticipare, perché sennò io come dire, perché io poi mi vorrò prendere altri giorni di pausa, quindi ragazzi questi video ovviamente li facciamo per voi, però io ragazzi i video ve li anticipiamo, così ragazzi il mio canale YouTube non starà mai senza video. Ok, allora ragazzi, io sono il vostro nuovo insegnante di matematica, mi raccomando prendete gli appunti che ora passo per i banchi per sapere se avete capito l'argomento, sì o no. Allora, quanti gelati? Qua è stato scritto 2, e quanti gelati? Qua ne vedi 2, qua è stato scritto 2, quindi vero, quindi ti becchi un A più. Brava ragazza, brava. Se continui così io ti promuovo. Scusate ragazzi, però qua quando un gioco mi piace non posso farci niente. Allora, quanti gelati? 4. Ovviamente non sono 4 gelati, sono 2 gelati. Quindi, ragazzi, dovrei mettergli a questa signorina un bel falso, perché non mi ha saputo dare la risposta giusta alla mia domanda. Quanti biscotti? Tu hai scritto 3 e quindi qua ci sono 3 biscotti disegnati. E quindi ti becchi un A+. Brava, brava. Oh bravo, vabbè, chi era però brava o bravo comunque, ti stai impegnando. Allora voi qua tu hai scritto un biscotto e qua vedi un biscotto, effettivamente è così, quindi ti becchi un A più pure tu. Bravo. Dimmi Angelica. Sì, sì. Ehi. Va bene Angelica, va bene. Allora, voi che siete i nostri nuovi studenti, andate nella classe di matematica, che io sarò il vostro insegnante. Ok? Va bene, ora, ma Angelica, questa seconda aula qua, come si chiama? È quella di inglese o no? È di arte, giusto? Sì. Ok, compriamo il banco pure per te, quindi qua, qui ragazzi già ci sta un alunno, mo è arrivato anche l'altro, ma io ragazzi... Per insegnare a tutte e due le aule, io ragazzi qua in questa seconda aula devo tenere i banchi, perché se ragazzi non acquisto i banchi qua ragazzi non ce la facciamo. Spero che ragazzi questa prima parte che giochiamo a UPD Ticon della scuola, spero che vi piaccia, perché io ragazzi ci sto mettendo tutto il mio impegno per portarvi sti video, quindi ragazzi cercate di accontentarvi con questi video che vi stiamo facendo, perché comunque ragazzi io quando mi devo mettere a fare i video io devo chiedere l'aiuto anche a mia sorella Angelica, perché sennò da solo non ce la faccio a gestire tutto quanto. Allora, ok,
per supportarci. Va bene. Allora, ragazzi, qua il video sta andando tutto alla grande. Se per caso qua io mi riesco a guadagnare qualche soldi e mettermeli in saccoccia, così ragazzi finisco di comprarmi questi altri due banchi, o quanti ce ne sono ancora da comprare, non lo so. Dai, voi che siete i nostri nuovi alunni della scuola, entrate che... comunque, se non sapete dov'è la classe, basta che mi seguite. Ma perché si apre ogni volta sto coso? Ho capito, non lo sto facendo apposta, però è non aprirti ogni volta. Se non sapete dov'è la classe di matematica, voi 1, 2, 3, 4, la classe di matematica sta qua, ok? Quindi non vi potete mai sbagliare. E poi l'aula di arte è questa qua. È solo che voi quattro ragazze, Devo e un ragazzo, devo finire di comprare gli ultimi banchi, quindi non potete ancora fare lezione. Mannaggia ragazzi, quando non mi viene una cosa da dire, che sto è, vabbè, facciamo finta di nulla, basta che facciamo sto video, perché sennò qua non che mi prendo 7 giorni di pausa di video o 10 e poi dopo non faccio niente più. No ragazzi, no. Quindi ragazzi, concentriamoci al massimo e ok, dai. Vabbè, forse la matematica per loro non gli piace, la matematica, giusto? Ok, allora ragazzi, io vi ho assegnato un compito alla lavagna, quindi fatemi sapere quando avete finito. Avete finito? Ok. Quante mele? Vabbè, non mi hai saputo dare la risposta e quindi ti porti un bel 4 a casa, così la prossima volta ti impari. Una bella nota ti porti, così la prossima volta ti impari e ti applichi a studiare di più. Allora, quanti biscotti? Ovviamente o il ragazzo o la ragazza ha scritto 1, ma effettivamente è sbagliato, ma sono due biscotti. Quindi non prendertela con me, ma prenditela con te stesso, perché devi essere tu a studiare, non posso darti le risposte, mi raccomando. Quanti biscotti? Ovviamente qua è scritto 4, ma ovviamente ne sono 2, quindi ok, mamma mia, ma perché fate queste esagerazioni? Quanti? Perché fate questi scarabocchi? Non lo so. Quanti gelati? Qua ci sono 3 gelati e non mi è saputo dare la risposta esatta. È male, male, male. Non va bene così. Chiamerò ai tuoi genitori. Non fa niente. Non mi importa niente. Chiamerò ai tuoi genitori, perché non si possono trattare gli insegnanti a così. Non si può fare questa cosa. Se non mi stai ad ascoltare, io ti boccio. Ok? Ok. Va bene, Angelica, va bene. Ok, dai. Ah, quindi Angelica, tu stai dicendo che i tuoi alunni sono più bravi in inglese? Sì. Allora, io vorrei venire nella vostra classe di arte a farvi fare una prima lezione di arte, però il problema è che mancano 2 banchi, quindi poi gli altri 2 dove si siedono?
non lo so, quindi mi raccomando alunni, fatemi guadagnare un botto di soldi, perché devo andare a comprare effettivamente altri due banchi che mi mancano da comprare. Quante mele, e non mi ha saputo dare la risposta, quindi ti metto falso. Scusami. Quante mele? 3. Ti ho scritto 3, vero. E ti becchi un A più. Bravo ragazzo, bravo, continua così. Se continui così io ti porterò con 10 o ti porterò con 9. Poi il voto lo decideremo noi in consiglio. Oh vabbè. Quanti biscotti? Qua ce ne sono 2, quindi tu hai sbagliato, hai scritto 3. E potevi scrivere 2, così almeno ti beccavi o un 7 oppure un 8,5. Quindi il tuo voto è 5. Scusami, però l'unico modo per rimediare al tuo sbaglio che hai fatto, devi venire all'interrogazione di matematica. Se non vieni all'interrogazione di matematica, ti scatta un bel 2 sul registro elettronico da far vedere ai tuoi genitori. Quindi ti metto falso. Non mi stai proprio piacendo come comportamento. O ti metti a studiare a casa o devo chiamare ai tuoi genitori. Vedi tu. Io non lo so come devo fare con voi, non lo so. Allora, quante mele? Allora, io qua vedo 4 mele, ma lui, il signorino, ovviamente, ha scritto 2, quindi, ragazzi, e quindi, ragazzi, ti già mette 2, vabbè, o ti metto falso, vabbè, ragazzi, scusate, ma io ogni tanto quando mi sbaglio a parlare è perché a me mi piacciono fare cose veloci, e voi quando è così lo sapete. Quanti gelati? Qua ce ne sono 4, ma lui ha scritto 2, quindi mettiamo 2 qua. Vabbè, o quello che era. Quante me le vediamo? Ne vediamo 2 e tu hai scritto 2, quindi ti metto A più. Bravo, continua così. Se continui così, giuro che ti porterò con 10 e lode. O almeno spero, se non cambi comportamento e diventi da bravo. Se diventi cattivo, io non ti posso più portare con 10 e lode. Quindi impegnati, perché stai andando sulla buona strada. Ma se incominci ad andare sulla cattiva strada, non va bene. Quanti biscotti? 3. Ovviamente qua tu hai risposto un biscotto. Quindi ora avrete le vostre conseguenze. Per chi è stato bravo può andare a fare la colazione o quello che è. E per chi è stato cattivo, ora chiamerò ai vostri genitori. Ciao Angelica! Ok ragazzi, comunque, se vi state chiedendo perché mia sorella è così, è perché, ragazzi, mia sorella ha cambiato skin, giusto? Sì. L'ho potuto dire, Angelica? Sì. Va bene, dai. Lo potevo dire, nel senso. Sì, lo potevo dire. Va bene, compriamo questo terzo banco. Per il quarto e ultimo banco qua di questa aula costa 50 euro, quindi... Mi raccomando, fatemi guadagnare qualcosa. Non fatemi restare povero, in questa scuola. Non posso fare solo questo. E fai. Ah, ragazzi, ora mi aiuterà un po' mia sorella Angelica. Mi puoi aiutare, giusto? Sì. Mi stai aiutando, che io qua non vedo nessuno. Vabbè, allora ragazzi, non importa, io vado a fare una lezione nell'aula di arte, quando arriverà il quarto e ultimo banco, poi
Ragazzi, stiamo tutti al completo. Please draw a pencil. Disegna una matita e lui invece ha disegnato il maestro cattivo. Vabbè, allora falso, dai. Mi dispiace, ma non si faccia così, però. Ma perché? Disegni un coniglio invece ha disegnato la matita. Angelica, fammi fare pure qualcosa a me. Please draw a rabbit. Vabbè, ragazzi, scusate per il mio inglese, ma io però, ragazzi, mica deve essere proprio perfetto il mio inglese. Please draw a carrot. Quindi qua bisognerebbe disegnare una carota, ma lui ha disegnato un coniglio, giusto qua? Allora ti devo mettere falso pure a te. Ragazzi, studiate perché non mi state dando buona soddisfazione. Studiate. Oppure studiatevi qualcosa che vado nell'altra aula accanto e vado a insegnare un po' di matematica. Mamma mia, se non vi imparate qualcosa, io che devo fare? Aspetta Angelica, aspetta. Allora, ragazzi, io devo fermare un attimo il video perché io e mia sorella dobbiamo andare a bere. Quindi, ragazzi, a tra poco, ciao. Ok, ragazzi, rieccoci. Io e mia sorella siamo ritornati. Siamo dovuti andare a bere, però vabbè. Ora torniamo a giocare. Allora, ragazzi, io ero andato poco fa, quando ho fermato il video, quando l'ho messo in pausa, in quest'aula di matematica, perché ragazzi ora vengo a insegnare un po' qua a questi studenti che non mi ascoltano proprio. Allora, quanti biscotti? Io qua vedo due biscotti e non ne vedo quattro, quindi perché tu hai scritto quattro se non ne vedo quattro effettivamente? Dai, mi dispiace ma ti devo mettere falso, non c'è un'unica soluzione per te. Se non te boccio io non so come devo fare con te. Ok, ora ragazzi miei, vi ho scritto delle cose alla lavagna. Spero che vi siete appuntato tutto su un quaderno o quello che avete, perché io da come vedo nemmeno lo zaino. Perché io, ragazzi, da come ho visto a loro, nemmeno lo zaino si portano. Quindi, come si pote venire a scuola senza zaino? Dico io, boh. Quanti gelati vediamo qua? Io ne vedo tre, ma non mi ha saputo dare la risposta. Quindi ti devo mettere falso, mi dispiace. Signori, però la prossima volta mi devi rispondere alla domanda. Quante mele? Ascolta. Aspetta un attimo, vabbè, perché ho detto ascolta se non... ma vabbè, lasciate stare, va. Quante mele? Qua ci sono quattro mele, ma lui ha scritto due mele, lui o lei o chi è, mo non voglio stare specificato, se no qua facciamo oggi 5 ore di video così. Tu hai scritto due e hai sbagliato, perché effettivamente sono quattro mele. Se scrivevi quattro ti potevo dare anche un A più per alzarti il voto. Quindi ti meriti un altro 2. Signorina, vedi che se non stai attenta io ti posso anche bocciare, perché io ho già parlato con i miei colleghi e hanno detto che tu vai male in tutte le materie. Quindi stati attenta. Non perdere l'anno scolastico così, mi raccomando. Quanti gelati? Qua ovviamente ci stanno quattro gelati. Sì ragazzi, però qua non mi hanno saputo dare la risposta. Quindi ragazzi, gli devo mettere un falso, perché ragazzi, se non metto falso, questi non lo capiscono. Quanti biscotti? Qua ci stanno due biscotti e non ne vedo quattro. Quindi se ci stanno due biscotti, dovevi scrivere due biscotti qua, dovevi mettere il numero 2, quindi falso. Mi dispiace, state andando tutti
State andando tutti male qua in matematica o in un'altra materia. Ok, allora voi che siete i nuovi studenti, vabbè ragazzi, fate finta che loro sono i nuovi studenti, ma perché perché ogni volta qua ok ragazzi, come dite voi, sono sempre gli stessi, però fate finta che ne sono venuti che ne sono venuti dei nuovi, giusto Angelica? Ok, quante mele? Qua ci sono 3 mele, lui ha scritto 1. Quindi già partiamo male. No, lei. Quindi signorina, non fatevi mettere un cattivo voto da me, perché sennò se vi metto un cattivo voto, dopo per recuperare la mia materia non la potreste più recuperare. Quindi fate attenzione tutti quanti. Ok, quanti gelati? Qua ce n'è uno e lei ha scritto 4. Quindi, ma scusa, ma tieni problemi di vista, scusa. Ma se io qua vedo un gelato, perché tu metti 4? Ma non lo so. Ma tieni problemi di vista? Non lo so. Ma non lo so. Bene, ho finito pure. Ok. Classe d'inglese. Angelica, ascolta, tu sei andata un po' più avanti di me. Puoi aspettare, per favore? Perché Angelica qua a gestire un gioco un pochino complicato non è facile. Perché poi Angelica devo spiegare ai miei fan, quelli che ci stanno guardando su YouTube, devo spiegare come funziona il gioco. Quindi Angelica, non è facile, capito? Quante mele vediamo? Qua io vedo una sola mela, però qua non mi ha saputo dare la risposta. Quindi beccati falso, così prima o poi ti impari. Ok. Ok. Va bene. Quante mele? 3 e non mi ha saputo dare la risposta, quindi 2, vai. 2 diretto, vai. Ah, ok. Però Angelica, non ce la faremo a finirlo tutto in una prima parte sto video. Quindi Angelica dai pure tu un po' di pazienza, Allora, voi che siete i nuovi alunni, mi raccomando, non fate i cattivi, non fatevi riconoscere già dal primo giorno di scuola. Mi raccomando. No, perché voi dite sì, perché ragazzi, voi dite, non voi ragazzi, voi ragazzi che siete i nuovi alunni di questa scuola, voi dite sì, ci comportiamo bene, poi dopo vi comportate tutti quanti male. Non dovete fare così. Poi compriamo il quarto e ultimo banco finalmente. E finalmente ho finito di comprare la stanza di arte. Ora devo comprare la stanza d'inglese. Okay. 150 euro. E meno male che questa qua è una scuola. Eppure questa qua mi pareva una scuola non tanto costosa, però mi pare che qua è costosa, vabbè. Allora ragazzi, io vi ho disegnato delle cose alla lavagna, spero che mi date delle risposte giuste, per favore, almeno voi, dai. Please draw a pencil. No, scusa, ma tu dovevi disegnare una matita. Io non so qua che cosa hai disegnato, una carota qua. Sì, una carota. Ma scusa, ma tu se mi disegni una carota o quello che è, ma non può far così, quindi ti ha già messo falso, perché se volevi fare una risposta giusta, decente, dovevi disegnare la matita, così almeno un 8 e mezzo o quando volevi tu te lo davo. Mamma mia, però se non sapete rispondere alle mie domande, non state facendo bene le cose. Qua pure tu signorina dovevi disegnare una matita, che sarebbe questa qua,
E perché mi disegni ste cose? Perché? Vabbè. Ragazzi, scusate, non era una signorina, ho sbagliato io, era come dire un ragazzo. Vabbè. Ormai ci ho perso le speranze, raga. Scusate, ma voi mi state ascoltando oppure state sprecando solo il quaderno così? Ho detto che dovete disegnare le cose che ci stanno qua sopra. Non dovete disegnare. Non dovete disegnare cose strane. Quindi ti metto falso. Bene, è perché ho sbagliato nella mia classe di disegno. Va bene. Ma scusami pure tu. Ma tu che mi vai a disegnare un granchio? Ma è una cosa gravissima, perché mi devi andare a disegnare una matita. Il disegno sta qua sopra. Cosa ci vuole a disegnare una matita? Dico io. Mamma mia, oh. Io non capisco perché disegnano come Ma non dovete mai disegnare come volete voi. Voi mi dovete ascoltare, perché se non mi ascoltate, voi verrete bocciati tutti quanti. Imparatevela qualcosa, mannaggia, in questa scuola. Un po' di educazione, no, eh? No. L'educazione fa male. Boh. Vabbè, ragazzi, io intanto mi sono spostato in un'altra aula che sarebbe quella di matematica. Se sperando che qualcuno si è offerto volontario oggi, perché ora oggi farò le interrogazioni. Allora, qua se vedete ci sono tre mele. Se non mi date la risposta, io non ti posso valutare il mio voto con i miei colleghi. Quindi ti metto falso, mi dispiace, però, bello mio, ti stai un po' perdendo, eh. Fattelo dire. Quante mele? Ovviamente qua ci stanno tre mele, però non mi dovete disegnare cavolate. Quindi, falso. Ok. Quante mele? Qua c'è solo una mela, ma tu, signorina, al posto di scrivere uno è scritto tre. Vabbè, falso pure a te. Alunni miei cari, non va bene così il vostro comportamento. Cambiate il vostro comportamento, perché non mi state più piacendo. Quanti gelati? Ovviamente il gelato qua è uno, ma non mi ha dato la risposta il signorino. Quindi, ragazzi, che vi devo dire? Io mi fermo un attimo qua, perché devo mettere un attimo questo video in pausa, perché vado a bere un altro po', e poi, ragazzi, dopo torneremo a giocare. Quindi, ragazzi, a tra poco, ciao. Ok, ragazzi, sono tornato. Scusate se vi ho fatto un po' aspettare, ma ragazzi, io sono dovuto andare un attimo a bere. Allora, quante mele è uno? E tu hai scritto uno. Oh, finalmente qualcuno ha studiato di voi, mamma mia. Finalmente. Io cosa devo fare per ringraziarvi? E già qua state sbagliando. Uno ha risposto bene, e mo perché gli altri devono rispondere male? Quante mele qua è uno, e tu mi hai risposto che sono quattro mele. E non va bene, falso. Ma cominciamo bene, eh? Questa bellissima giornata di scuola l'incominciamo benissimo. Ok, l'iniziamo benissimo, va bene. Non fateci caso, vabbè. Quanti gelati? Io qua, ragazzi, vedo due gelati, però non hanno scritto qua il 2, quindi metto falso, non mi hanno dato proprio risposta.
Non mi ha dato proprio la risposta a questa ragazza qua. Senza che fai la prima della classe, perché tu non sei la prima della classe o la prima della scuola, perché pensa tu sbagli anche una cosa e tu sbagli pure una cosa così tanto facile, oppure che non mi rispondi. Senza che ti metti a fare la prima della scuola o la prima della classe, che non serve a niente. Quanti gelati? Qua vediamo 4 gelati, però non mi hanno dato nessuna risposta, quindi beccati il falso e così almeno qualcosa te la impari. Ok. Allora, ragazzi, io il video lo termino qui. Mo per farvi questa seconda parte che giochiamo io e mia sorella a UPD Ticon della scuola, io ragazzi, prima di incominciare il video, compro già l'aula d'inglese, va bene Angelica? Così Angelica già mi tengo avvantaggiato a qualcosa, perché sennò qua ci metto troppo tempo ci metto, ma io, ragazzi, prima di stoppare questo video, perché ragazzi, io posso anche non stopparlo ancora il video, però ragazzi, dovete capire che quello per montare il video non ci vuole niente, ma quello ci vuole più per l'esportazione in corso, ci vuole il tempo. E poi ragazzi ci vuole anche un bel po' di tempo per pubblicarvelo sul canale YouTube sto video. Quindi ragazzi, questa prima parte spero che vi sia piaciuta. Io ragazzi esco un attimo dal gioco. L'unica cosa che devo fare che sarebbe lo screenshot. Perché se ragazzi non faccio lo screenshot, io che copertina vi metto nel video? Vabbè, ragazzi, scusate per il suono di Windows, ma non fateci caso. L'importante è che questo video l'ho quasi finito. Lo salvo nel desktop. Va bene, vai. Ok, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, ma ragazzi, prima di salutarmi, ma ragazzi, prima di salutarci, io vi dovrei dire delle cose fondamentali che vi devo dire. Mannaggia, che cosa ho combinato qua, non lo so. Vabbè, ragazzi, io qua dopo devo mettere pure a posto sta cosa. Vabbè. Non fateci caso sempre come al solito, perché ragazzi, io mo vi spiego una cosa. Allora, ragazzi, uno di questi giorni il mio computer si è bloccato e quindi, ragazzi, ho dovuto installare ov ovviamente un'altra volta il sistema operativo Windows 10. Quindi, ragazzi, ovviamente ho perso tutti i miei dati, ma alcuni dati non li ho persi perché io alcune cose me le salvo nel ovviamente alcune cose me le salvo nel Oh mamma, ovviamente alcune cose più importanti che mi servono me le salvo nella chiavetta USB. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, ma prima di salutarci, andate nella barra di ricerca su YouTube, andate a cercare il nome del nostro canale YouTube che sarebbe Giuseppe The Game, vi andate ad iscrivervi al nostro canale YouTube. Attivate la campanellina, ma se non l'avreste fatto, attivatelo perché è una cosa importantissima da fare, perché sennò le notifiche dei miei contenuti non vi arrivano, dei nostri contenuti che non vi arrivano. Poi andate a lasciare dei bellissimi mi piace per supportare il nostro canale YouTube. E ragazzi, poi se volete lasciare anche qualche commento, i commenti sono aperti, quindi ragazzi, potete scrivere anche qualche commento sotto a questo video, lo potete anche scrivere il commento, però ragazzi, ovviamente il video ancora non è online questo video perché lo devo montare. Poi dopo il montaggio che ho fatto lo devo esportare, devo fargli fare l'esportazione in corso. Quando ha finito l'esportazione in corso,
Poi devo andare su YouTube, devo andare sul canale giusto, perché i ragazzi, come vi ho detto, tengo due canali, uno di Giuseppe Evolution che ci faccio i tutorial e un altro di Giuseppe The Game che vi porto i gameplay. E ragazzi, e questo è tutto. E poi ragazzi, vi dovete andare a iscrivere al mio secondo canale, che sarebbe quello là dei tutorial, Giuseppe The Game. Vi iscrivete, attivate la campanellina. Ma se non avete attivato la campanellina, fatelo perché non costa niente a nessuno. E poi ragazzi, andate a lasciare dei bellissimi mi piace anche sotto a quei miei video là nel canale dei tutorial. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e io e mia sorella vi diciamo che ci possiamo salutare. E quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. E bella ragazzi, ciao!